Io vi consiglio di rimanere fino alla fine del video perché ce ne saranno delle belle. Oggi andiamo a vedere l'M26 Ariete, il premium americano presente nel ramo italiano. Siamo in era 4 a 6.7. Come ho detto nel precedente video, aspettatevi una carrellata di unità premium perché comunque il periodo natalizio si avvicina e gli sconti sono sempre più vicini. Così, insomma, aggiorniamo un po' di gameplay. Abbiamo un cannone da 90. Mitragliatrici da 12,7 e da 7,62, una corazzatura che vi darà molte soddisfazioni, però cercate di non far vedere il vostro punto debole, la finestrella del mitragliere, cercando di angolarvi, e abbiamo poi una velocità di 48 km/h abbastanza interessante. 5 membri dell'equipaggio: pilota, mitragliere, artigliere, comandante e servente. Abbiamo un'efficacia dall'era 1 all'era 5, lo ripeto ancora una volta, soprattutto per i nuovi giocatori che si affacciano su War Thunder. Significa che utilizzando quest'unità potrete ricercare le unità del ramo italiano in questo caso. Quindi l'esperienza sarà efficacemente trasmessa all'unità che state ricercando fino in era 5. Abbiamo un premio di 570 e 552. L'ariete può portare con sé dei proiettili perforanti di M82, anche se ci sarà una parentesi abbastanza importante durante il video, quindi ripeto, seguitelo fino alla fine perché ci sta tutto il ragionamento dall'inizio fino alla fine. In più vedremo qualche clip con l'immancabile BF110 G4, semplicemente fantastico, con bomba da 1000, da 250, da 50, con cannoni da 20 e da 30, quindi veramente molto molto armato. Ragazzi, un mi piace importantissimo per supportare il canale del Buon Davy. Iscrivetevi se questi contenuti sono di vostro interesse. Tanti di voi guardano i video, ma ancora non sono iscritti. Buttiamoci in mischia con l'Ariete e il BF110. Vamos! Ce la fai, Fran, ce la puoi fare. Abbiamo avuto dei riflessi non da poco. Ma non so quanto posso resistere ancora qui da solo, eh. Questi mi flancano. Sono bloccato, fra. Attacco d'artiglieria. Coordinate delta 4. Come on. Ma neanche la canna. Ma è una... ma è normale che mi massacri. È normale. Che azione, guarda. Che azione. E non siamo riusciti neanche sul cannone quello lì. Buh. L'ho visto. Cavolo, mi ha preso. Che cavolo sei? Va bene, ragazzi. Sta partita l'avete vinta voi.
Lo so. Meno male, bravo, bravo. Purtroppo avevo preso solo il cingolo. Abbiamo preso l'iniziativa. Come on. Queste sono le kill che bisogna fare, punto e basta. Non c'è possibilità di errore. Finestrella magica. Sì, però quella kill dovevo farla. Vabbè, stiamo sparando molto basso. Bersaglio colpito. Sì, lo vedo il fuoco, lo so che sta là dietro ancora. Lo so perfettamente. Non so se esce. Tu sei sempre quello di prima che dove... ma è normale, se io non la faccio subito quello si riprende e... poi ci prova. Questa doveva essere una kill facile che dovevo aver fatto prima e non l'ho fatta. E poi vedi cosa succede? E vabbè, assist, ok, d'accordo. Bersaglio colpito. Volevo fare proprio quello, fra. So che sta là dietro, ma quello... Finestrella magica. T30 è bello, è un osso duro, però se sai dove sparare, zero problem. Adesso tutti che vanno a respawnare, giustamente. T26. Non so dove andare. Grazie. Che vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire che non mi muori? Ma guarda qua sto lurido. Andiamo dall'altra parte. Che rabbia, raga. Che rabbia, che rabbia, che rabbia. Cioè, veramente quella potevo fare. Quelle sono le kill che bisogna fare. Non è che bisogna farle. Non si possono lasciare per strada. Perché poi sono punti. Bravissimo! Usciata. So che sta lì dietro. Quella è la mia artiglieria che ovviamente... Ui! Volevi fare questo? L'81! Ma che cavolo volevi fare? Guardate, se ti sei nascosto lì dietro veramente impazzisco. Qualche lurido che magari non si vede. Bisogna pensarle tutte.
Sono diventati bravissimi. Questa è una citazione sottilissima. Per pochissimi questi. Ogni tanto mi viene il dubbio, c'è qualcosa sopra la mia testa? Siamo un po' lenti in questa fase, ma verremo ripagati. Allora, innanzitutto scusami. Facciamo sta cosa. E lo sapevo. Sentivo il rumore. Siamo stati colpiti. Va bene. Secondo round. Intanto mi prendo la posizione. Lo vedo. Artigliere servente mi toglie. Qualcuno si è fatto male. Bravo, complimenti. Fra, guarda, in maniera del tutto onesta, gioco da tanto, ti avevo sentito nella parte iniziale. Lì ho fatto un'azione che era un po' forzata. No, forzata, sai, mi faccio la kill, magari tu non esci. E ne approfitto, capito? Vediamo cosa succede. Quasi in testa. Basterebbe anche un semplice, diciamo, danno. Quasi proprio qua, eh. Questa è una situazione di stallo dove non posso fare tanto, perché alla fin fine se io mi espongo lui spara e rischio. Non... io aspetterei più l'artiglieria. Vediamo se... poca roba. Bravo. Complimenti. Tra tutti e due. Ah, mi pusha così lui? Convinto. Ma chi sta sperando? Vabbè, dai, allora, cioè, le comiche in negativo. È talmente spesso qualcosa che non riusciamo lì. Faremo ridere. Non ce la facciamo proprio. Devo vedere poi l'armatura, perché sono curioso. Sono veramente curioso di vederla. A che distanza ci troviamo? Poi gli S2, vabbè, col 122 ce l'ha fatta. Io col 90 eravamo a quanti metri? Top, 200? Ma neanche. Ho provato a sparare. Si vedono proprio i colpi. Non penetrato, potevo andare per la canna? Va. Poi mi dubbi che anche lì avremmo ottenuto dei risultati quantomeno buoni. Quello che cavolo era? Era un... ora vediamo la corazzatura nell'hangar. Noi penetriamo fino a 173, a 500 metri. Diciamo che eravamo a 500 metri, ma secondo me era anche più vicino. 173. Questo è il Tiger che ho attaccato. E lui c'ha esattamente 187. Quindi non c'era modo di penetrarlo. Potevo andare per la canna, ok, però qui sinceramente parliamo veramente di pochi, perché poi vedi anche dipende l'inclinazione. Però siamo 185 di spessore e noi penetriamo esattamente 100, abbiamo detto 173, anche se fosse stato a 100 metri 183, a 10 metri 185. Eravamo veramente al limite. E infatti si è visto. Vorrei aprire una piccola parentesi su questa mappa, Battaglia della foresta di Hurtgen. Soprattutto quando c'è un cap centrale da dover prendere. Quindi non è la classica Alfa Bravo Charlie che si gioca dall'altra parte, sulla sinistra. Qui è proprio un punto centrale che bisogna catturare. È un po' complicata come zona, perché buttarsi dentro... Scusa, non ti ho visto, stavo... ecco qua, sandwich, perfetto. No, fra un attimo che ci sta il nemico. No, non figurati, non volevo... fra, deciditi un attimo, perché poi è una certa... Devo
sparato qua. Non mi vede? Oh, mi capitano sempre sti cacchio di Tiger che non riesco a penetrare. Hanno capito dove mi trovo. Su questo siamo tutti d'accordo. Vabbè, il discorso della mappa è che è una mappa abbastanza compli... quanti sono là. Stiamo sparando a nulla. Non ce la faremo mai così. Ma più che altro non lo vedo neanche bene. Senti, facciamo una cosa. Ecco a cosa servono i proiettili fumogeni. Non ne sta andando uno di colpo, eh. Non ne sta andando uno. Cacchio. Dodici colpi, zero kill. Meno male che mi sono spostato comunque da quella zona. Siamo stati ripagati. Siamo stati anche colpiti. Su 122 è una certa. È certo che lo vedo. Guarda, l'MX, guarda, da là si vede, è normale. Qua ancora una volta la riparazione. C'è l'unico modo per stanarmi. È l'unico modo per stanarmi. L'unico modo era. Diciamo che uno, su uno scontro basato sulla resistenza, non so quanto potete dire la vostra, la verità. Ma che gli dico a questo? Che gli dico? Non lo penetrerò mai. Non lo penetrerò mai. Non lo posso penetrare con questi proiettili. Mannaggia la miseria quando non ho messo le PCR. Bersaglio colpito. Gli faccio il solletico. Mi faccio il solletico, fra. Bersaglio colpito. Abbiamo assorbito un bel colpo qui. Anzi, sto aiutando a riparare. Questo se mi va a prendere so cavoli però. Lo teniamo lontano, ma se mo strillato, fra, ti faccio però. Prego, fra. Se mo strillato, ce la faccio. Porca miseria. Forse dovevo anche evitare di... Come on! Forse se non avessi utilizzato la mitragliatrice non... poi vabbè. Niente. Sì, buongiorno. E poi mi salva. E finisce così? Wow. Hanno catturato, attenzione. Vabbè, la partita però è finita. Lì mi servivano le APCR, purtroppo, che non avevo. Vabbè, le abbiamo fatte tre, siamo morti due volte. Nell'ultima fase ci siamo difesi con i denti e portiamo a casa un 1500. Io l'artiglieria l'ho chiamata perché c'è un bel gruppo di cacciacarri in C3. Il Su-100P praticamente non è corazzato, quindi magari qualche scheggia
lo va a colpire. Fra, ti devi sbrigare perché qua loro non hanno nessuno. Quindi bisogna flancare fondamentalmente. Se perdiamo tempo non serve a nulla. Critico. E distrutto. Su 100 più. Oh, incredibile, finalmente. L'indovino devi. Miseria. Se mi date una mano anche in questa piccola pusciatina, vi dico grazie. Colpito. Siamo stati colpiti. Non avete visto nulla. Non avete visto nulla. Diciamo che lo stabilizzatore del mirino non ce l'abbiamo, quindi è un po' ballerino. C'è qualcuno a sinistra, vero? Continuiamo a flancare. Oh, avessi un leggero, sarei già andato. Ma il gioco, io ripeto ancora una volta, non bisogna aspettare. Più aspetti peggio è. Da dove è uscito? È lurido. Fra, io sto tornando esattamente in quel punto, però vorrei far notare che su Charlie ci stanno letteralmente pushando via. E qualcuno mi ha anche sparato, che non vedo. Vabbè. Chiamate di artiglieria. Binocolo. C'è mezzo bug visivo lì? Sembra, eh. Ovviamente la Nemesi. La Nemesi. Ho del PCR a sto giro. A sto giro di penetro, fra. A sto giro mi sono preparato. Ho studiato, vedi? Ho provato a cingolarlo. Andiamo a prenderlo. Spero che non ci sia nessuno qui. La vendetta. Tutte quelle volte che non sono riuscito a... Tutte quelle volte che non sono riuscito. Ah, che soddisfazione, fra, tu non puoi capire. Il gameplay mi viene un bacio. Con la PCR che risolvono la situa. Incredibile, signori, incredibile. Perfetto, veramente perfetto. No, qua stiamo ricaricando. Ui, vabbè. Abbiamo perso però la mitragliatrice, il mitragliere. Sì, un po' di persone ferite le abbiamo a bordo. Guarda, quell'azione vale tutto il gameplay. Oh cavolo. Siamo stati colpiti. Fra, c'ho di nuovo le APC. Oh cavolo, di nuovo. Stiamo scherzando col fuoco. Non so quanto posso resistere, diciamo, contro l'attacco di... Io sinceramente me ne andrei. E per andarmene devo fare questa cosa subito. Ecco a cosa servono i proiettili fumogeni.
Meno male che l'avevo. Però ho finito la PCR. Senza PCR il tedesco Tiger non ce la faccio. Ovviamente se, se vado nel lato sì. Questo era un Panther. Quello era l'S2. Nice. Mi sento soddisfatto di questa azione. Anche se non abbiamo fatto chissà cosa di kill, però mi sento soddisfatto, fra. Mi sento veramente soddisfatto. Ho capito che sta là. Deve essere il Tiger di prima. Sicuramente lui. Comunque, bella giocata. Abbiamo fatto bene a venire su Charlie comunque. Abbiamo fatto veramente bene. Certa. Ecco il Tiger dove era andato, quello che stavamo affrontando. Oh, ma mi sento di una soddisfazione. Ecco, aspetta qua che si crea un po' di traffico. Veramente. Quell'azione sul Tiger è stata da incorniciare. Adesso qui io me la rischierei un po'. Vado avanti però. Sì, ce l'ho davanti. Secondo me alla fine da un cannone da 90 facciamo già troppe cose, ok? Quindi non ci si può assolutamente lamentare. Se trovate il nemico che non riuscite a penetrare, semplicemente andate lì a PCR. Come avete visto, il problema viene risolto. Ora, aspetta che... Sì, lo vedo, non Panther... Due. Gli sgancio una bomba in testa magari. Rip. Nice. Sto coso è illegale. Anche a questo livello si fa sentire come. Porca miseria. Lo va? Non lo so. Dov'è il nemico? Aiuto! Ma dai, temporaneamente invulnerabile, ma vai! Oh, mi sento soddisfatto in questa partita, devo essere sincero, non è che ne ho fatte tantissime di kill, perché alla fine ne porto a casa solo 5, però sai, quell'azione lì è stato proprio... È stata l'azione perfetta che conclude il gameplay con l'M26. Ci portiamo a casa accordo con l'intelligence, duro a morire. Soccorritore dei carri per 4, vendicatore per 2, salvatore di forze di terra, colpo multiplo e poi quasi 100.000 leoni che non fanno mai male. E ancora di più un 2309 con 10.000 sulla ricerca un'idea successiva. Buttale via ste cose. Che cosa abbiamo imparato da questo gameplay? Che fondamentalmente bisogna... per forza di cose avere un minimo di colpi a PCR, perché se vi capita davanti un Tiger 2H, e capita spesso e volentieri, se volete penetrarlo dovrete avere per forza questo proiettile. Qualcuno potrebbe farmi notare, devi però il Tiger lo puoi distruggere anche se gli vai a sparare nella finestrella, perché alla fin fine questa piccolissima, diciamo, fessura si potrebbe quantomeno colpire, però proprio perché è un colpo molto preciso, molto mirato, a questo punto tanto vale agire da PCR, mettere fuori uso poi la canna o quello che sia, in modo tale da gestirla con più calma. Poi ovviamente se flancate, che l'avete nel lato, sparate con quello che avete e gli farete male
a prescindere. Nonostante l'età di questo M26 nel ramo italiano, devo dire che si protegge, si destreggia, cerca di lottare con tutte le forze, ripeto, nonostante gli anni di servizio all'interno del gioco, ovviamente parliamo sempre di gioco, se la cava abbastanza bene. Però ecco, bisogna portare la PCR. E poi una cosa da sottolineare, la 12.7 in torretta è molto utile, perché per esempio la ZSU sovietica ce la fate a distruggerla, e i leggeri ce la fate, cercate di sparare un po' ovunque e i colpi faranno il loro lavoro, e poi in alternativa un'ottima arma difensiva contro eventuali aerei che ronzano sulla vostra testa. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, e noi come sempre ci vediamo con il prossimo gameplay. Ciao!